Dagmar Overby fu la serial killer più spietata della Danimarca, apparsa nella storia sotto diversi pseudonimi, tra cui Murder, un gioco di parole nato dall'unione delle parole danesi Murder, assassina, e Moder, madre. Ed è proprio il ruolo materno la figura centrale di questa tragedia. Nessuno riusciva a concepire una madre capace di uccidere il proprio figlio. Perfino le fiabe sostituirono le madri con le matrigne. Ma purtroppo la realtà è troppo crudele per essere sopportata dai ben pensanti. Ma non tutto il male vien per nuocere, dato che la sua storia influenzò pesantemente le leggi sulle adozioni e sull'affido, rendendole più severe. Ma serviva realmente un fatto così macabro per destare il governo danese dal torpore? Dagmar Overby nacque il 23 aprile 1887 a Aarhus, Danimarca, da Søren Julius August Overby ed Anne Marie Petrine Christiandatta Johnson. La sua infanzia non fu normale, segnata da stupro e sofferenza, tanto che a 12 anni scappò di casa, per poi ritornare soltanto 3 anni dopo. Lo psichiatra che la esaminò da adulta la descrisse come un individuo psicopatico, impulsivo, senza una vera concezione del bene o del male. Forse ciò era dovuto a un problema genetico, forse ambientale, o tutte e due le soluzioni. Sta di fatto che la Overby era una donna ben lungi dall'essere un soggetto funzionale nella società. Più tardi entrò a lavorare in un locale come cameriera, ma venne subito accusata di furto e nel 1909 andò per la prima volta in galera. Scontata la pena, ottenne un impiego in un ristorante. Lì ebbe una relazione con uno del personale e rimase incinta, dando alla luce il primo figlio. Tuttavia il bambino morì misteriosamente quando Dagmar era con la madre. La perdita del bimbo non la fece desistere dallo sposarsi nel 1913 con un certo Nielsen, dalla cui unione nacque Irena Marie, morta anch'essa in maniera misteriosa. Sempre nello stesso anno lasciò il marito per trasferirsi a Randers, dove restò incinta del datore di lavoro che l'assunse come lavoratrice domestica. Anche questo bambino morì, ucciso da lei stessa. Dopo aver ucciso il proprio figlio, Dagmar ottenne un lavoro in un negozio di caramelle e lì incontrò Svensen, col quale andò a vivere entro pochi giorni, rimanendo incinta. Ma quando nacque il bambino, dopo poche ore, morì per motivi sconosciuti. Tutto iniziò quando Dagmar vide un annuncio sul giornale, in cui Rasmin Jansen, una ragazza madre, stava dando in adozione il suo secondo figlio, che Dagmar adottò offrendo l'equivalente di circa $2. Un prezzo veramente misero se pensiamo ai costi che oggigiorno le famiglie devono affrontare per adottare un bambino. La disperazione delle giovani madri, riportata dai quotidiani, innescò nell'omicida un meccanismo di facile opportunità per sfogare i propri istinti assassini. Appena in possesso del piccolo, cercava una toilette e lo gettava dentro dopo averlo strangolato. Dagmar entrerà di diritto nella Hall of Fame del crimine perché assassinò con insolita crudeltà ben 25 bambini, sebbene la giuria gliene attribuì solo 9, usando lo strangolamento, l'annegamento o addirittura gettandoli vivi nel fuoco del camino. La sua posizione da donna fidataria le agevolò lo sfogo delle sue pulsioni sadiche, prendendo a carico figli orfani oppure nati fuori dal matrimonio, figli a cui nessuno realmente importava qualcosa. Il modus operandi era sempre lo stesso: trovare l'annuncio di una madre disperata, contattare la madre, incontrarsi, prendere il bambino e consegnare una misera somma di denaro, aspettare che la madre si allontanasse, uccidere il bambino soffocando, annegandolo oppure bruciandolo vivo, nascondendo poi il corpo in soffitta quando necessario. La rovina di Dagmar giunse inattesa nel 1920 a causa del figlio di Caroline Hagesen, perché il giorno dopo l'affidamento del piccolo, Caroline si pentì e tornò a cercarlo. Il bambino, però, non era lì
ed Agmar cominciò a dare spiegazioni bizzarre e inverosimili. Questo insospettì la madre, che fece denuncia alla polizia. Sfortunatamente, ebbe ragione, in quanto gli ufficiali del distretto ritrovarono il corpicino del piccolo, annerito e carbonizzato, formato da resti umani che alimentavano il camino maledetto di Dagmar. Durante il processo, l'avvocato della donna affermò che la stessa era stata influenzata da un composto chimico tossico della nafta al momento di commettere gli omicidi e che era vittima di un triste passato. Sebbene tale ipotesi venne scartata immediatamente e congiuntamente fosse stata diagnosticata come squilibrata, la giuria non ritenne mai pazza la donna. Il fidanzato Svensson intascava i soldi che orribilmente guadagnava la partner e fu sospettato di collaborazione criminale. Nel frattempo, la madre di Dagmar mostrò una strana instabilità emotiva durante il processo, mostrandosi a volte del tutto passiva, altre in preda a una disperazione intensa e altre in uno stato di giovialità fanciullesca. Un punto focale del processo fu quando, prima dell'accusa di omicidio premeditato, il legale della rea dichiarò convinto: Dagmar è solo lo strumento di una società corrotta e di alcune madri irresponsabili. La corte compatta sentenziò una condanna per 9 omicidi, dei 25 confessati ma non tutti provati, e inflisse la pena di morte. Ma un mese più tardi la pena venne trasformata in ergastolo, in quanto il re danese, Christian X, era contro la pena di morte femminile. La motivazione di ciò fu dovuta, per i giudici, a una verità fondamentale. Dagmar è colpevole, ma dietro ad essa vi sono stati due gruppi di delinquenti. In primo luogo, i genitori irresponsabili, che non sono riusciti a prevenire la nascita di un bambino di cui non sarebbero stati in grado di prendersi cura. E in secondo luogo, l'intera società danese, a causa di decennali difetti in una certa misura, ha favorito la nascita di figli al di fuori del matrimonio. Il 6 maggio del 1929, Dagmar morì all'età di 46 anni in carcere. Come abbiamo osservato, risulta abbastanza comico che il re si sia rifiutato di dare la pena di morte alla donna, facendo non solo una discriminazione di genere, ma mostrando l'ipocrisia della società danese. Una donna, pur pericolosa, era ritenuta meno temibile di un assassino uomo. La sua storia dimostra come fosse disperata la situazione delle donne povere e sole, incapaci di sfamare o crescere figli indesiderati, costretta a vivere nella vergogna e di come siano stati squilibrati come Dagmar ad approfittarsi della loro disperazione. Ringrazio particolarmente Vir, la forza delle parole, che ha dato voce a una parte di questo video. Lei ha collaborato con diversi youtubers, tra cui anche Zelkor, nella realizzazione di audio racconti. Vi consiglio caldamente sul canale anche quello di Zelkor. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, date un'occhiata alla pagina Facebook di SilverDrago1, date anche un'occhiata al blog El Micio Racconta e ci rivediamo al prossimo episodio.